inizia l'inferno. Devo scoprire da dove proviene e neutralizzarlo. Ecco cos'è che protegge i miseri mortali. Immagino sia tu ad aver tentato di attaccare la città. Sento in te un cosmo potente e profondamente malvagio. Lo stesso di cui mi parlava mio nonno. L'oscurità antica di cui mi ha parlato Apollo. Chi sei? Quanti convenevoli. Sono Baal, divinità demoniaca primordiale. Mentre invece immagino che voi siate la magnanima Atena, colei che è stata inviata da Dio per gli uomini. Una donnetta in una villa. Però mi dispiace dovervi uccidere, sapete? Diventate la mia dama infernale e vi risparmierò la vita. Per niente al mondo. Morirai 1000 volte e 1000 volte ancora pur di proteggere l'umanità. Avvertite questo cosmo. Lady Isabella è in pericolo. Andiamo! Vai! Asher, amico mio. Abbiamo avvertito un cosmo minaccioso giungere in prossimità della villa. Ci siamo precipitati all'entrata. Non si è nemmeno fermato a combattere. Al solo passaggio ci ha sbaragliati tutti. Pegasus, sta tranquillo, ci pensiamo noi. Andiamo. Un'altra mossa e ti facciamo a pezzi. Provaci, mortale. Cavalieri! Questa volta non posso fallire. Aurora del Nord! Non hai ancora afferrato l'inutilità del tuo colpo nei miei confronti. Oscuro demone, con me non avrai scampo. Colpo segreto del drago nascente! Catena di Andromeda! Non sei male. Vediamo come te la cavi con il colpo capace di distruggere le galassie. Ali della Fenice! Questo colpo mi piace più di tutti. Vediamo che cosa provi nel riceverlo indietro. Ed eccoci giunti all'ultimo disperato. Fulmine di Pegaso! Ah!
Patetico. Oscuro e malvagio è il tuo cosmo. Sinistre sono le tue motivazioni. Non mostrarmi le spalle, perché il nostro duello non è ancora terminato. Cometa di Pegasus! Misera mortale, come hai osato? Brucia, cosmo, fino ai limiti estremi. Costellazione del cavallo alato, dammi la forza delle tue 13 stelle! Chi hai? Pegasus! Ce l'hai fatta! Il cosmo di Val si sta spegnendo! Lady Isabel. Abbiamo sentito tutti questo cosmo potentissimo, proveniente dai pressi della villa. Cosa sta succedendo? Si trattava di lui? Pegasus? Ma chi era? Una divinità primordiale, Baal. Forse il nemico più potente che abbiamo mai affrontato. Andromeda, tu come stai? Come state tutti? Ora bene. La minaccia sembra scongiurata. Ma dov'è finito? Dividiamoci. Ma com'è possibile che sia finito qui? Il suo cosmo sta crescendo a dismisura. Fulmine di Pegasus! Mi fai solletica! Tu sarai il primo. Non arrendiamoci! Dobbiamo unire le forze! Ci penserò io a distrarlo! Mi fate il solletico! Maestro, aiutami a raggiungere la pienezza del dragone per annientare questa oscura minaccia. Sono io il tuo avversario. Colpo dei 100 draghi! Come puoi pensare di sopraffarmi con una tecnica già sperimentata? Aurora del Nord! Ora, fratello, attaccalo! A noi due! Olli dello Fenice! Ci siamo riusciti! Ah!
date vittoria troppo presto, miseri mortali. Mi duole doverlo fare, ma è giunta la vostra ora. Ferma la tua mano. Guardate! Ha salvato Atena. Vi prego, guerriero, diteci il vostro nome. Gabriele. Siete anche voi dalla parte di Atena? Certamente. Il mio buon signore è sempre dalla parte del bene e dell'umanità. È lui che ha inviato a Agnorsono Atena per salvare l'umanità dalle tenebre. Ma voi siete l'arcangelo Gabriele. Grazie per averci salvato. Il male antico è intervenuto violando gli equilibri. Per questo noi non siamo mai intervenuti prima, perché voi, con la vostra anima devota al bene, avete sempre portato la luce nell'oscurità. Ma ora che tali equilibri sono stati violati, era opportuno il nostro intervento. Vi dono questo potere per sconfiggere il male. Solo uniti potrete trionfare, cavalieri. Portate la luce dove ci sono le tenebre. E dopo questa interruzione, torniamo a noi. Forza, ragazzi. Ce la faremo tutti assieme. Uniamo le nostre forze. Com'è possibile? Com'è possibile? Anche se il male è spesso in agguato, non bisogna mai perdere la speranza, nemmeno nei momenti più bui, poiché il bene trionferà sempre. Shoot,
Siete sicuri che questa sia stata l'ultima battaglia? Non ne sarei così certo. Però ragazzi, dobbiamo migliorare ancora un po'.